È l'immagine di una chiesa che cammina unita verso il futuro, quella restituita dalle quattro processioni che hanno dato il via a Firenze al quinto convegno ecclesiale nazionale. I 220 porporati, accompagnati dai 2200 delegati al convegno, sono stati accolti dal cardinale della città Giuseppe Betori e dal sindaco Dario Nardella all'interno della cattedrale di Santa Maria del Fiore, al termine di un cammino partito dalle chiese di Santo Spirito, Santissima Annunziata, Santa Croce e Santa Maria Novella. Una processione multipla che è un inedito assoluto per Firenze, ma che altro non è se non l'antipasto della storica visita di domani del Pontefice. Tutto è stato preparato nei minimi dettagli, sia dal punto di vista della sicurezza che della viabilità, con i cecchini che all'alba prenderanno posto sui tetti e gli operatori comunali che nel pomeriggio hanno transennato il percorso che Francesco seguirà a bordo della Papa Mobile, circondato da due ali di folla. 52.000 i fedeli che parteciperanno alla messa allo Stadio Franchi. Per garantire la sicurezza di tutti, la Protezione Civile ha allestito una sala operativa dove si riuniranno tutti i rappresentanti degli enti preposti alla tutela dell'ordine pubblico, dalla polizia ai carabinieri al comune. 33 le telecamere che seguiranno il percorso del pontefice, mentre 150 tra volontari e operatori sul territorio comunicheranno con la sala operativa grazie ad alcune radio dotate di GPS che sfrutteranno un sistema fornito dalla Selex e denominato Tetra, che permetterà di orientare eventuali soccorsi in caso di bisogno in mezzo alla folla. Un sistema già sperimentato in occasione dei mondiali di ciclismo, ma soprattutto dell'Expo milanese.